E io volevo interrogare adesso invece il dottor Massimo Tononi che, come sapete, è stato indicato quale presidente di Cassa Depositi e Prestiti dalle fondazioni di origine bancaria che ne hanno prerogativa, no? Essendo soci di minoranza di CDP. Sono 61 le fondazioni che hanno investito in CDP e detengono complessivamente il 16% del capitale sociale. La domanda, diciamo, naturalmente, perché le fondazioni investono in CDP? Perché tra i compiti istituzionali c'è la promozione dello sviluppo. Allora forse la prima domanda è come CDP, diciamo, promuove lo sviluppo, come svolge questa funzione di promozione dello sviluppo, e se poi posso chiedere un dettaglio, mi ha incuriosito la cosa dell'housing sociale di prima, se ci spiega anche un attimo che cos'è il progetto e come funziona. Prego. Grazie. Beh, noi siamo compagni di viaggio delle fondazioni da ormai 16 anni, dal 2003, come lei ha richiamato, allorché le fondazioni acquistarono una quota significativa del nostro capitale. Ma ovviamente la condivisione di obiettivi e strategie non dipende solo dal legame azionario. Io credo che ancora più rilevante sia la consapevolezza delle fondazioni di Cassa Depositi e Prestiti che le sfide che dobbiamo affrontare abbiano la stessa matrice. Non necessariamente siano sfide coincidenti, ma senz'altro sono quasi sempre complementari. E questo mi conduce alla conclusione che ho sempre nutrito, che nutro ancora oggi, che il successo futuro delle fondazioni, se ci sarà, vorrà dire che anche noi faremo bene, noi come CDP e viceversa, quindi siamo certamente sinergici in questo senso. Però prima di rispondere alle sue domande, se mi consente, volevo parlare brevemente del passato, delle fondazioni. Ci sono persone qui dentro che le conoscono molto meglio di me, ma io volevo esprimere l'ammirazione per quello che le fondazioni hanno fatto in questi anni. In un contesto difficile, hanno ottenuto risultati importanti, hanno evitato pericoli e rischi significativi. È stato richiamato poco fa quel tentativo di mettere in discussione la natura privatistica delle fondazioni e come le fondazioni seppero resistere con grande determinazione, tutelando quindi la loro identità, che poi è il presupposto per poter contribuire in modo efficace al benessere delle loro comunità di riferimento. Ma l'hanno fatto in circostanze sfavorevoli, perché hanno lavorato in questi anni in Italia, un paese che attraversa una crisi strutturale da tanto tempo. Non è facile difendere il proprio patrimonio e diversificarlo in modo efficace, spesso contribuendo anche al benessere prospettico, per esempio, come richiamato prima, difendendo l'autonomia del sistema bancario, in un paese come il nostro che, prendendo a riferimento proprio l'anno della legge Ciampi, il 99, cioè 20 anni fa, è l'unico al mondo che ha visto una riduzione del reddito pro capite dei suoi cittadini. Ad essere più preciso, per il cultore della statistica, devo dire che non è esattamente corretto quello che ho appena detto, perché Haiti, Zimbabwe e anche il Venezuela da poco hanno fatto pure peggio di noi, però non è di grande consolazione. Quindi complimenti anche per come hanno tutelato, con poche eccezioni, il loro patrimonio. Ma poi soprattutto il risultato forse più prezioso, dovuto anche alla flessibilità tipica di un privato, è quello di aver aumentato il capitale sociale dei territori di riferimento in anni in cui, diciamo, che le risorse, le competenze, le prerogative del pubblico si sono dimostrate spesso inadeguate rispetto alle esigenze di natura economica e sociale che provenivano dai territori, dai cittadini. E mi viene da dire, e questa è una considerazione che ripeto spesso, taluni forse l'hanno già sentita, mi scuso, che il motivo principale per cui tutti questi risultati sono stati conseguiti è perché le fondazioni sono sempre state molto compatte e coese. La compattezza è un po' la caratteristica più significativa che io ho percepito nel funzionamento del sistema delle fondazioni in tutti questi anni. Naturalmente ci sono stati dei momenti di confronto, di dibattito anche tra loro, non lo nego, però guardiamoci intorno. Quanti altri gruppi conosciamo composti di soggetti pubblici o privati che certamente condividono la stessa matrice, ma che hanno condiviso così tanto come hanno fatto le fondazioni di origine bancaria in Italia in questi anni? Chi altri può vantare l'autorevolezza, la coesione di un'associazione come ACRI? Iniziative condivise come l'housing sociale, su cui poi tornerò, come il fondo contro la povertà infantile, come la fondazione con il Sud, come giustamente lei ha detto, e anche la partecipazione azionaria condivisa anch'essa ad un soggetto così complesso, variegato, problematico anche, come Cassa Depositi e Prestiti. Nessuno. E devo dire che questo riferimento alla compattezza mi sta a cuore, innanzitutto perché è una constatazione storica che è facile fare, ma naturalmente anche lo intendo come auspicio per il futuro, che racchiude una componente anche di interesse personale, come potete ben immaginare. Noi abbiamo 61 fondazioni azioniste, ovviamente dobbiamo rispondere a ciascuna di queste, dobbiamo collaborare con ciascuna di queste, ma sai, è importante per noi poter contare su interlocutori capaci
di rappresentare una sorta di opinione comune, una voce condivisa da parte delle fondazioni, così come è stato peraltro in tutti questi anni. Ecco, da parte nostra sappiamo di essere come Cassa Depositi e Prestiti un elemento importante del presente e del futuro delle fondazioni. Dicevo prima che siamo caratterizzati da missioni coincidenti e complementari. Basti pensare all'identità nostra e delle fondazioni di investitori istituzionali di lungo termine, piuttosto che alla missione che ci è stata affidata a tutti noi di tutelare da un lato il risparmio e di valorizzarlo, ma contemporaneamente perseguire lo sviluppo del paese. E siamo però anche complementari, e qui mi ricollego al tema dell'housing sociale, perché le fondazioni ci hanno aiutato, come Cassa Depositi e Prestiti, a cogliere con la loro presenza sui territori quelle esigenze sociali emergenti che poi ci hanno indotto insieme a loro a mettere in attività delle nuove funzioni anche di Cassa Depositi e Prestiti. L'housing sociale è l'esempio perfetto, perché se vogliamo non è stato tanto mettere a fattor comune delle risorse finanziarie nostre e loro, ma più individuare un'esigenza sociale, e questo devo dire è un merito che va attribuito prevalentemente alle fondazioni, e poi sulla base di questo però approntare una risposta che avesse anche una solidità economica. Lei sa che l'housing sociale a regime cuberà 3 miliardi di investimenti, si tratta di 20.000 unità abitative a regime, quindi un numero molto importante, non si compone soltanto di housing sociale in senso stretto, anche di residenze per studenti e per anziani. È un esercizio importante che ha visto la Cassa iniettare 1 miliardo di euro delle proprie risorse insieme a tanti altri partner del territorio, comprese le fondazioni, per giungere a quel valore aggregato che prima menzionato, che credo possa veramente fare la differenza, come già sta facendo in alcuni ambiti territoriali. Abbiamo lavorato bene quindi in questi anni, abbiamo collaborato nell'interesse del Paese e credo che lo faremo ancora di più nel prossimo futuro, perché uno degli obiettivi del nostro piano industriale, come penso sappiate, è quello di essere più presenti sui territori da parte di Cassa Depositi e Prestiti. Proprio questa settimana, martedì scorso, eravamo a Verona ad inaugurare la nostra nuova sede, la prima sede, diciamo, di nuova generazione del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, che quindi dà avvio a quel progetto di costituire una rete di sedi territoriali integrate di gruppo, che poi si diffonderà nei principali centri urbani del Paese, ma attraverso la quale vogliamo presentare, offrire ai nostri interlocutori, enti locali, piuttosto che imprese, l'intera gamma dei nostri prodotti e dei nostri servizi, prodotti e servizi per l'appunto di gruppo. E dobbiamo essere più presenti sui territori, ne siamo consapevoli, e dobbiamo essere in modo più proattivo. Non possiamo aspettare che imprese e enti locali vengano a bussare alla nostra porta, ma essere noi ad andare presso di loro, nelle filiere industriali e sui territori. E questo richiamo ai territori, non è che lo faccio solo qui, l'ho fatto diverse volte, non vuole essere un riferimento retorico. Io sono del tutto convinto che Cassa Depositi e Prestiti debba evitare il rischio di essere identificata con Roma o marginalmente con Milano, deve essere più presente in Italia. Allora perché mi fa piacere menzionarlo qui? Perché è un modo questo che ci avvicinerà ulteriormente alle fondazioni e devo dire dalle fondazioni che sui territori sono radicati abbiamo sicuramente tanto da imparare in questo senso. E perché tutto questo possa accadere però abbiamo bisogno che le fondazioni continuino a essere quello che sono state, cioè un azionista presente, esigente, come dicevo prima, compatto. Non ho dubbio alcuno che se la Cassa Depositi e Prestiti oggi è quella che è, per esempio se ha una natura privatistica non soltanto sotto profilo giuridico, ma anche perché tale viene percepita come tale opera, è grazie alla presenza e al contributo delle fondazioni. È grazie alle fondazioni se il nostro statuto identifica e definisce con saggezza e lungimiranza il perimetro delle nostre attività e della nostra missione. E devo dire altresì, e non voglio essere qui naturalmente, ma essere mal interpretato, anche perché c'è il nostro grande azionista presente qui, il Ministero dell'Economia e Finanza, con cui abbiamo un rapporto eccellente di assoluta collaborazione e condivisione di obiettivi, che se mai in qualche scenario astratto arrivassero delle sollecitazioni della politica inopportune, senza riferimenti naturalmente a eventi realmente accaduti, noi sappiamo di poter contare sulle fondazioni. Anche in quest'ottica, quindi è un elemento di garanzia per il corretto funzionamento di Cassa Depositi e Prestiti. Da parte nostra, cosa intendiamo fare? Vogliamo continuare a lavorare con prudenza, perché dobbiamo tutelare i risparmi di 26 milioni di cittadini,
e quindi valuteremo ogni singolo investimento con la dovuta attenzione, ma siamo anche consapevoli che il nostro compito è quello di promuovere lo sviluppo sociale del Paese, di migliorare la qualità di vita dei cittadini e anche di salvaguardare l'ambiente. E quindi, per chiudere, diciamo che la gestione accorta del risparmio e lo sviluppo sostenibile sono l'essenza della nostra missione e del nostro lavoro, ma mi sento quasi di dire, e mi prendo questa libertà, che sono anche l'essenza di quello che fanno le fondazioni. Grazie.